una puntata speciale di Polifemo dedicata all'assemblea di USB, una situazione incandescente in Acciaierie d'Italia. Già si preannunciano dei tagli, una sostanziosa riduzione del personale. Ne parliamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Rizzo, neanche si insedia Bernabé. E già, come dire, la prima cosa, prima di un piano industriale, prima di un piano ambientale, tagli e tagli. E il buongiorno si vede dal mattino, evidentemente. È la contraddizione che abbiamo sollevato ai ministri. Parlano di esuberi, quantificando in migliaia di lavoratori in esubero, senza un piano industriale, senza un progetto, è quindi paradossale sta cosa. Cioè, come se si fa il ragionamento al contrario? E oggi l'assemblea serve una ad aggiornare la situazione a tutti i lavoratori. La seconda cosa, il secondo motivo dell'assemblea è anche per continuare a sostenere le proposte che abbiamo fatto, che sono a un certo punto, come dire, proposte che secondo noi vanno incontro alle esigenze dei lavoratori, perché il concetto è questo, l'abbiamo espresso più volte davanti ai ministri. La scelta è chiara, o si continua ad assecondare le esigenze della multinazionale che quasi mai coincidono con quelle del territorio dei lavoratori, oppure si cambia il punto di vista, e secondo me è ora, visto gli ultimi 30 anni, come dire, di errori macroscopici commessi dalla politica, non solo rispetto a Ilva, ma rispetto a tutte le grandi crisi. In questi giorni, tra l'altro, stanno dando l'ennesima mazzata dall'Italia, anche lì, come dire... Fa specie ascoltare i ministri che dicono siamo stati autorizzati dall'Europa a fare la mini compagnia, avremo solo 5.000 esuberi, come se, come dire, le persone fossero diventate di colpo numeri e non fossero funzionali ai progetti di rilancio di Acciaierie d'Italia o di, in questo caso, la compagnia aerea nazionale. Questo è il paradosso, quindi il punto di vista della politica, come dire, che guarda gli interessi macro e non agli interessi delle persone comuni, dei territori. Taranto, tra l'altro, come dire, ha bisogno di un cambio di passo. Noi continuiamo a sostenere che l'accordo di programma è l'unico strumento che ci mette nelle condizioni di dare da un lato risposte ai lavoratori, dall'altro, come dire, di pianificare una Taranto che in questo momento ancora di più non ha bisogno di un sito industriale che continua ad inquinare, continua ad essere pericoloso perché gli impianti sono fatiscenti e continua, come dire, a ridurre la forza lavoro, perché stiamo peggiorando di anno in anno, i numeri sono spaventosi, negli ultimi 10 anni abbiamo dimezzato nel totale la forza lavoro di quella fabbrica. E intanto, Rizzo, fioccano ancora i licenziamenti, sempre con riferimento a quella, all'incidente accaduto il giorno di Pasquetta in colata continua di Acciaieria 2. L'azienda cerca di scaricare le responsabilità sull'operatore che alla fine non aveva alcuna colpa, se non quella di trovarsi, di non essere morto, paradossalmente, come lei in più occasioni ha sottolineato. Sì, questo è, tra l'altro, come dire, è il modus operandi di questa azienda. Non facciano manutenzioni, non mettono in sicurezza gli impianti, se capita l'incidente tu chiami il sindacato, che chiama l'ispettore, che viene sull'impianto e mi fa notare, come dire, che io sono difetto, come è successo non solo in questo caso ma in altri casi, io dico che la colpa è la tua, cioè è chiaro, non c'è nulla di tecnico in tutto questo ragionamento. Nel caso specifico l'azienda manda una lettera dicendo ai lavoratori la colpa è vostra, è paradossale però che quella siviera si trova lì perché c'è stato, è stato dato un ordine telefonico da un dirigente, dal dirigente di zona, che ha detto al capoturno cola con una siviera che tecnicamente, non perché lo dico io ma perché lo dice ArcelorMittal stesso, quindi sulle pratiche operative, quella siviera non andava messa in colaggio perché aveva una temperatura superiore. L'unica colpa di quei lavoratori, per usare le parole di Nicola Arcoleo, che sono state le prime parole che mi ha detto al telefono, è quella di non essere morti, perché quei 3 lavoratori si sono salvati per una frazione di secondo quel giorno. E questo è l'assurdo. Ma la cosa assurda è che la politica è informata nel dettaglio di quello che sta avvenendo, continua, come dire, a dire di sì, ma continua a chinare il capo di fronte alla multinazionale che sta schiaffeggiando letteralmente la politica italiana, che non mi sembra tanto scontento di farsi schiaffeggiare, la dico così.
Alessandro Damone, componente dell'esecutivo di Fabbrica USB, un intervento accalorato, quello proprio di questa mattina. Nell'assemblea è stata posta l'attenzione sul rischio, sulla forse alta probabilità di nuovi esuberi per certi reparti. È davvero raccapricciante il modo di approcciarsi di Acciaierie d'Italia. La prima cosa, tagliare, ridurre il personale, cioè un discorso disarmante senza alcun tipo di garanzia di piano industriale, di garanzie ambientali, tagliare e basta. Ormai i dipendenti non sono più trattati da esseri umani, sono solo dei numeri. Sì, la cosa che emerge è che legittima questa limitata condizione, questa ulteriore violenza verso quello che è la platea dei lavoratori, e quello che a legittimare tutto ciò è proprio lo Stato, perché nell'ultimo incontro ministeriale il ministro Giorgetti ha nelle sue dichiarazioni fatto emergere quanto la svolta green di quello stabilimento passa necessariamente ad un ulteriore blocco di esuberi. E come USB è chiaro che non siamo d'accordo su questo, respingiamo al mittente tutto ciò e chiediamo al ministro, al di là di tutti questi meccanismi, dei futuri, del futuro di quello stabilimento che ad oggi non conosciamo, e non conosciamo se c'è un piano industriale, non c'è effettivamente un contesto fattivo che possa far andare incontro a uno stabilimento diverso o una economia diversa. Noi diciamo, come avete intenzione di gestire questa ulteriore platea di lavoratori al di fuori dello stabilimento? Noi le proposte le abbiamo fatte, serie, noi quello che abbiamo messo in campo è che va incontro alla risoluzione del problema generale definitivo, lo abbiamo già depositato, e se oggi in maniera netta, e lo abbiamo ridetto ai lavoratori che prettamente saranno interessati da questo contesto, noi abbiamo dichiarato che finché non ci daranno e non metteranno in campo quella condizione che noi abbiamo proposto, noi non saremo d'accordo su niente, reagiremo in maniera netta e decisa su tutti quelli che sono i meccanismi poi limitati e che vanno nettamente in contrasto a quelli che sono i diritti dei lavoratori. Michele Altamura, coordinatore USB dei lavoratori ex Ilva in AS, una assemblea questa mattina per fare il punto della situazione. Ci sono i lavoratori ex Ilva in AS abbandonati a se stessi e si profilano nuovi licenziamenti. Questo è il nuovo corso di Acciaierie d'Italia, degno del precedente di ArcelorMittal. Ma sostanzialmente non è cambiato nulla, anzi la mattanza continua, soprattutto da quello che si vede e si sente, che ci stanno ulteriori licenziamenti, in più si parla, come ha detto anche il ministro Giorgetti, di ulteriori esuberi. Noi a tutto ciò non ci siamo, ma già dal 2018, già come lavoratori di Vinesse siamo stati abbandonati, però non ci fermiamo mai a questa mattanza che sia il governo, che sia anche ArcelorMittal o Acciaierie d'Italia hanno dichiarato sul territorio queste vertenze, e noi non ci saremo per niente proprio alle loro dichiarazioni in merito. Eccoci ora con Riccardo Cristello, il dipendente di ArcelorMittal, licenziato per la nota vicenda, aver condiviso, fatto un copia e incolla di un post che parlava della questione ambientale e che faceva riferimento alla fiction Svegliati amore mio. Intanto la battaglia giudiziaria continua, io sono convinto che Riccardo la spunterà e avrà un successo che lo ripagherà di tanto dolore. Intanto in Acciaierie d'Italia ricompare pesante la parola esuberi. Sì, purtroppo è una parola che è ricomparsa, ma che già da tempo noi avevamo previsto, o quantomeno anche il sindacato USB l'aveva detto, anche perché nel primo piano industriale che presentarono i Mittal i numeri erano nettamente più bassi. Solo che poi per accordi sindacali si è arrivato al numero attuale, che era di 8.000 e qualche cosa.
si immaginava che dopo tutto quel, dopo il periodo di ingresso, una volta entrati in maniera ufficiale, avrebbero sicuramente ridotto quel numero a quello che era previsto, quindi le 6.000 unità. E purtroppo, come hai detto tu, il ministro ci ha comunicato questa parola. Non si sa come, perché non essendoci un piano industriale, come fai a dare un numero, no? Infatti è la domanda che poi i sindacati hanno rivolto al ministro. E come fai a quantizzare un esubero con un numero così elevato se di base non c'è un piano industriale, se il Consiglio di Stato non si è espresso, quindi non si sa, ci sono tutti questi punti interrogativi ancora da verificare. Però intanto la parola è uscita, il che fa male a tutti i lavoratori che invece credevano. Rende la situazione ancora più precaria e incerta. Certo, noi viviamo dal 2012 questa precarietà, questa cassa integrazione continua, rotazione, mensile, insomma. Io ormai sono fuori dallo stabilimento, però se domani riuscirò a rientrare, lo stato d'animo sarà sempre come quello che stanno vivendo adesso i colleghi, che non solo stanno facendo cassa integrazione, non solo vedono un futuro incerto per la fabbrica, ma in più adesso hanno saputo di questi nuovi esuberi. E in più io penso a quei già esuberi che sono in Irvine AS, al quale avevano fatto una promessa che credo che a questo punto... Sono stati proprio dimenticati i lavoratori Irvine AS. Pellina S, a questo punto, se a loro si aggiungeranno altre 2-3 mila unità, come hanno dichiarato, non la vedo felice, sinceramente.